Ciao Siena e Gemelli, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che vi succederà nella settimana che va dal 7 al 13 settembre 2020. Potete vedere questo video per il segno del Sole, Luna, Venere ed Ascendente. Ricordatevi, le energie possono essere reversibili, per cui se sentite che io parlo dell'altra persona anziché di voi e quindi che i ruoli sono invertiti, dovete prendere come risuona. Qual è l'energia del presente dei Gemelli dal 7 al 13 settembre 2020? Qual è l'energia del presente dei Gemelli dal 7? Ok. Qual è la sfida per i Gemelli dal 7 al 13 settembre? Qual è la sfida per i Gemelli? Cos'è la base di tutto? Cos'è la base di tutto? Cos'è la base di questa situazione? Mamma mia, che è? Ci sono tre carte che parlano di una persona che agisce alle spalle, si nasconde, ha dei segreti. Su cosa si focalizza i Gemelli? Su cosa si focalizza il segno dei Gemelli questa settimana? Che cosa è accaduto di recente? Che cosa è accaduto di recente ai Gemelli? Quale sarà il prossimo futuro per i Gemelli? Qual è l'approccio dei Gemelli a questa situazione? Qual è l'approccio dei Gemelli a questa situazione? Quali sono i fattori esterni? Quali sono le speranze o le paure dei Gemelli? Qual è il risultato per i Gemelli dal 7 al 13 settembre 2020? Fondo del mazzo c'è la carta del Cavaliere di Spade. Questo sta ad indicare l'energia di una persona che è molto determinata, ha una visione e vuole correre per perseguirla. Quindi si può trattare di voi che durante questa settimana potreste avere delle idee chiare, sapete dove vi volete dirigere, volete farlo alla svelta, ma si può benissimo trattare di un'altra persona che si vuole fare avanti presso di voi. E questa persona sembra essere molto determinata nel fare questo. In alcuni casi si può anche trattare di una notizia o di una comunicazione che giungerà all'improvviso. Come energia del presente c'è la carta della Luna. La Luna parla di cose che non si vedono, di cose che sono nascoste, di segreti, anche di inganni, perché sotto la luce della Luna non è facile vedere quello che accade. E in effetti qui c'è qualcuno che agisce di nascosto con la carta del 7 di spade. Quello che mi viene in mente vedendo questa combinazione di carte è che c'è una persona che vuole cercare di nascondersi, ma soprattutto di riuscire in qualcosa che ha in mente, e questo comporta agire di nascosto o in segreto. Questa persona se la vuole svignare, oppure vuole far sì che un piano che ha segreto venga a realizzazione o che abbia successo. Si può trattare di voi, si può trattare dell'altra persona. Qui c'è qualcuno che nasconde qualcosa e ne vuole uscire vincente. Andremo poi a chiarire questo, perché è molto particolare questa cosa qua. Un'altra cosa che mi viene in mente è che qui c'è qualcuno che ha troppa confusione riguardo una persona o situazione e se ne vuole allontanare, e lo vuole fare in silenzio, lo vuole fare di nascosto. Alla base di tutto c'è la carta della papessa. Questa è un'altra carta che parla di segreti, parla di qualcuno che tende a nascondersi, di qualcuno che non si rivela. Per cui è possibile che voi abbiate a che fare con una persona che tende ad essere isolata, una persona che non vuole parlare o che ha delle intenzioni che sono nascoste. Andremo a chiarire tutte queste carte. La carta del Papa indica ciò su cui voi vi focalizzate. Vi focalizzate su qualcosa che sia più impegnativo in alcuni casi. Ad esempio, se voi volete avere un rapporto che è solido,
Voi avete quello in mente, non vi interessa avere a che fare con una persona che tende a evitarvi, a sfuggire alle sue responsabilità, a non essere seria, ad agire di nascosto. Per alcuni il Papa potrebbe anche indicare la spiritualità, la lezione spirituale che voi state affrontando, il bisogno anche di crescere a livello interiore, quindi vi potreste focalizzare su questi aspetti qui durante questa settimana. Per altri si può trattare anche semplicemente di matrimonio, se siete sposati o cose varie. Nel recente passato c'è la carta della regina di coppa al contrario. Questo sta ad indicare una forte destabilizzazione a livello emotivo. C'è stata una persona, una situazione che vi ha indebolito. Vi ha fatto perdere il controllo delle vostre emozioni, potenzialmente vi potreste essere sentiti in energie negative e con delle difese molto basse. Nel prossimo futuro la situazione cambia, perché c'è il 7 di bastoni che parla di una persona che invece si vuole difendere. È una persona che vuole difendere il suo campo energetico da qualcuno, perché si sente minacciata oppure si sente attaccata. Qui c'è la carta del 2 di coppe, dell'asso di spade e la carta del 10 di coppe. A mio avviso qui c'è qualcuno che vuole comunicare con la carta dell'asso di spade, qualcuno che vuole avere anche una riconciliazione. Andremo poi a chiarire queste carte. Se voi siete già in un rapporto, potrebbe indicare che c'è una persona che vuole rendere le cose più stabili e più armoniose. Ma il discorso è che qui c'è qualcuno che vuole difendersi, ha bisogno di alzare le sue barriere, potenzialmente perché ha visto chiaro, ha visto esattamente che tipo di persona è quella con la quale si rapporta. Non per forza questo ha a che fare con l'amore, si può anche trattare di un'amicizia, di un rapporto di famiglia, di lavoro, si può trattare di un ex, andremo a chiarire tutte queste cose qua. Un'altra cosa che mi viene in mente è che se questo riguarda esclusivamente voi, voi non avete intenzione di avere a che fare con persone che non riescono a soddisfare i vostri parametri. Voi sapete esattamente quello che volete. Volete un rapporto armonioso, equilibrato, dove c'è un giusto dare da avere, c'è un senso di felicità e una visione in comune del futuro. Per cui decidete di non perdere tempo con nessun altro. Questo è quello che vedo. Il vostro approccio è la carta della forza. State cercando di essere forti durante questa situazione, che non è facile, ma state anche cercando di trattenervi dal fare qualcosa nei confronti di qualcuno. Se questa persona vuole comunicare con voi, voi dimostrerete la vostra forza, vi potreste trattenere dal dare un'altra possibilità a delle persone perché non vi fidate. Come carta dei fattori esterni c'è la carta dell'eremita. Questo sta ad indicare che potreste avere a che fare con una persona che effettivamente tende ad agire all'oscuro, ad isolarsi, a non farsi vedere. Ma un'altra cosa che mi viene in mente con la carta dell'eremita è che ciò che voi state sperimentando vi farà crescere a livello interiore. Come carta delle speranze o delle paure c'è la carta del 4 di bastoni. Voi sperate in una maggiore stabilità. Alcuni di voi potrebbero sperare in una riconciliazione, non lo posso escludere, o che una data situazione torni ad essere più armoniosa con qualcuno e che ci sia del festeggiamento, ci sia un'energia che è solare. Come carta di risultato c'è la carta dell'otto di spade che parla di una persona che si sente in trappola a causa dei suoi stessi pensieri, quindi potreste pensare ossessivamente a qualcuno o qualcosa e sentirvi come se voi non poteste fare nulla in questa situazione, come se non ve ne poteste liberare. Andremo comunque a chiarire un po' tutto. Iniziamo dalla luna con il 7 di spade. Perché c'è la luna con il 7 di spade? C'è la carta del cavaliere di spade e la carta del folle, quindi c'è qualcuno che vuole parlare, qualcuno vuole fare il salto della fede. Avevamo visto prima il cavaliere di spade, quindi si tratta, è da capo il papa, con la carta della torre. Questa è una persona che arriverà all'improvviso, si farà sentire all'improvviso e secondo me fa parte di un vostro percorso spirituale, cioè questa persona vi aiuta nel comprendere determinate cose affinché poi possiate progredire lungo il vostro percorso. Vediamo ancora, perché c'è la luna con il 7 di spade?
Perché c'è la luna con il 7 di spade? C'è la carta del 10 di coppe, al contrario, la carta del re di spade. Si può trattare di una persona che non è emotiva, una persona che è molto fredda e che potenzialmente ha tagliato fuori il rapporto, appunto. C'è stato un abbandono, oppure c'è stato ghosting, qualcuno si è comportato come un fantasma, appariva e scompariva, non si faceva sentire, e l'altra persona si è sentita lasciata fuori al freddo. Infatti qui c'è la regina di coppe. Qualcuno si è sentito ignorato dall'altro, proprio perché questa persona tende a scomparire, tende a non farsi vedere, ad agire all'oscuro, ad allontanarsi in silenzio. Quello è il problema. Esatto, c'è la carta dell'eremita con la carta del fante di spade. Questa persona si potrebbe essere isolata eccessivamente nei vostri confronti, ma ciò non toglie che ha tenuto un occhio su di voi, uno sguardo su di voi da lontano. Potrebbe avervi spiato, potrebbe aver guardato le vostre foto, potrebbe aver visto dei video sui tarocchi in alcuni casi, perché anche quella è una forma di spionaggio, o cose varie. È una persona che vuole raccogliere delle informazioni. Vediamo perché c'è 7 di bastoni. Perché c'è 7 di bastoni? C'è la carta del mago e la carta del diavolo. È una persona manipolativa che si vuole avvicinare. Se sentite che i ruoli sono invertiti, prendete come risuona. È una persona che potrebbe gestire più relazioni contemporaneamente. Oppure voi siete combattuti se danno un'altra possibilità oppure no. Due di coppe e la forza. Secondo me voi vi tirate indietro, perché la forza è la vostra energia. Voi state cercando di trattenervi. Sentite un legame forte con questa persona. C'è la carta della 7 di denari, dell'appeso e dell'alfante di coppe. Sentite un legame forte con questa persona, però sapete che vi dovete proteggere. E questa persona sta aspettando il momento giusto per farsi da capo risentire. Non per forza questo ha a che fare con l'amore, si può trattare di un amico che è tossico, di un familiare, di qualcuno con cui lavorate, non lo so. I vostri casi possono essere diversi. Ma quello che vedo è che c'è una comunicazione che è in arrivo verso di voi, e questa persona è come se vi volesse manipolare. Voi sapete che vi dovete difendere. Vediamo perché c'è il Papa. C'è la carta dell'asso di spade, la carta della regina di denari. In fondo del mazzo c'è l'otto di spade, esattamente come lì. Questo potrebbe avere a che fare con una lezione spirituale o con delle credenze limitanti che voi avete. Voi vi dovete prendere cura di voi stessi, ma soprattutto dovete portare in alto il vostro valore, dovete capire quanto valete. Questa è la vostra lezione. Questo significa che non dovete investire in rapporti con persone che non vi meritano. Vediamo ancora perché c'è l'eremita. Perché c'è l'eremita? C'è la carta del cavaliere di denari con la carta della badessa. Questa persona ha in mente di farsi risentire dopo diverso tempo, oppure di vedervi dopo diverso tempo. Vediamo perché c'è la carta dell'otto di spade. C'è la carta dell'imperatrice, la carta del 7 di denari. Qui c'è qualcuno che ancora vuole lavorare a questo rapporto, lo vuole far crescere ed è fissato al riguardo. Si può trattare di voi? Ma anche dell'altra persona, non lo posso escludere. C'è la carta del 5 di coppe e la carta del 9 di denari. Questo significa che qualcuno si potrebbe essere distaccato dall'altro, il singolo, oppure è più focalizzato su di sé, e l'altra persona se ne dispiace perché ha capito che cosa ha perso. Però il discorso, c'è il 7 di denari e la carta della regina di bastoni. L'altra persona è entrata di più nel suo potere, si può trattare di voi. Questa persona vi osserva e vuole farsi da capo avanti. Magari vi potrebbe far credere di volere fare le cose serie. O di voler avere un rapporto più stabile. Questa persona è consapevole che voi non siete soddisfatti di quello che è accaduto in passato e ci vuole lavorare sopra. Quindi è possibile che se voi abbiate espresso in passato il vostro disappunto a questa persona per come si è comportata con voi, adesso questa persona
vuole cercare di farvi l'offerta che vi possa soddisfare, in modo tale che voi accettiate nuovamente di riprendervela indietro. O comunque di aggiustare la relazione, qualsiasi tipo di relazione sia. Vediamo ancora perché c'è l'otto di spade. C'è la carta del 6 di bastoni e la carta dell'8 di denari. Questa persona non vuole sbagliare nell'approccio, vuole vincere. Quindi sceglierà bene quello che ha da dire. C'è la carta del mondo con il re di denari e la carta dell'asso di coppe. A mio avviso questa persona vuole avere un nuovo inizio. Vuole cercare di avere un nuovo capitolo con voi. Poi c'è la carta del giudizio con la regina di bastoni un'altra volta, perché c'è la carta dell'otto di spade. C'è la carta del 2 di spade, la carta del 10 di spade, la carta del diavolo. Il 10 di spade è al contrario, questo sta ad indicare che c'è qualcuno che non si è dimenticato assolutamente dell'altro. Qui c'è proprio l'energia di una persona che è ossessiva. È ossessiva. L'altra persona a mio avviso non sa che cosa fare. Non sa che cosa fare, ecco perché c'è anche la carta dell'otto di spade. C'è qualcuno che non vuole chiudere il rapporto. E l'altra persona sta male perché non sa come comportarsi. La cosa migliore praticamente sarebbe quella di focalizzarsi su di sé e di andare completamente in un'altra direzione per molti di voi, perché è l'energia di qualcuno che vi vuole ingannare. Quindi attenzione a questo. Vediamo di avere degli oracoli per il segno dei gemelli. Allora, la situazione diventerà più stabile, qualcosa verrà alla luce ed avrà chiarezza, quindi ci sarà chiarezza, questa persona potrebbe uscire allo scoperto, vorrebbe farvi credere di fare qualcosa di più stabile, però dietro ci potrebbe essere una sete di vendetta, se voi avete offeso questa persona oppure, non lo so, questa persona è arrabbiata perché voi avete chiuso il rapporto o cose del genere, è possibile che si voglia vendicare. E si può trattare di un partner karmico o di una persona che è legata a degli schemi che sono molto tossici. Vediamo di avere dei messaggi dell'universo per il segno dei gemelli. Qualcuno del tuo passato si farà sentire e non trattenere quello che hai da dire, quindi siate autentici, dite le cose che pensate, non abbiate paura di esprimerle e alzate le vostre difese nei confronti di questa persona. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo molto presto in un prossimo, ciao a tutti!